L'ISFOL presenta il rapporto sulla istruzione e formazione professionale in Italia. È una bella riflessione che nasce da molte indagini sull'argomento, una lettura trasversale di risultati che derivano da ricerche svolte negli anni scorsi su questo comparto del nostro sistema educativo. E in realtà questo rapporto riserva anche delle sorprese, porta del, a delle considerazioni non scontate. In primo luogo abbiamo constatato lo sviluppo del settore perché siamo arrivati a circa 300.000 allievi in tutta Italia, il numero degli iscritti ogni anno, delle matricole, potremmo così dire, è ormai pari a quello degli istituti professionali di Stato, quindi un comparto in forte crescita e con un numero di allievi assai consistente è emersa una fortissima capacità inclusiva della istruzione e formazione professionale, cioè la capacità di recuperare quote significative di giovani che hanno abbandonato il sistema scolastico e che erano persi senza una formazione e senza un'opportunità di lavoro. Inoltre vi segnalo anche il fatto che vi sono quote di persone portatori di handicap eh, che partecipano in maniera consistente a questo comparto del sistema formativo e una quota rilevante di figli di immigrati. Nel nord est addirittura il 30% degli iscritti alla istruzione e formazione professionale è composto da questa, da questa categoria. Eh, accanto a questi elementi va messo in rilievo il fatto che gli esiti formativi e occupazionali che esso offre sono quanto mai positivi, perché l'80% raggiunge la qualifica e oltre il 60%, misurato a tre anni dall'ottenimento della qualifica, ha dichiarato di essere occupato. Quindi eh, nonostante la crisi, nonostante le difficoltà che i giovani incontrano nel mercato del lavoro, eh, questo, la scelta di questo canale formativo si è dimostrata quanto mai positiva. C'è un aspetto critico che non può essere nascosto ed è la questione delle risorse finanziarie. All'aumento degli allievi non ha corrisposto un adeguato aumento delle risorse finanziarie. E quindi, noi oggi abbiamo delle regioni in cui l'istruzione e formazione professionale è come se fosse a numero chiuso, come la facoltà di odontoiatria o la facoltà di medicina, e, e questo non appare coerente con il fatto che l'acquisizione di una qualifica è parte dell'obbligo formativo, del diritto/dovere di istruzione e formazione previsto dalla legislazione del nostro Paese. Per Bisogna porre rimedio, questa è una contraddizione inaccettabile che mette in difficoltà molti giovani che potrebbero avere delle chance invece molto interessanti sul piano formativo e sul piano occupazionale.